Buongiorno amici e amiche, buon lunedì 12 settembre 2022. Oggi Santissimo Nome di Maria. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 7 versetti 1-10. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. La cosa che rende grande il centurione agli occhi del Signore è la fede, misurata nel chiedere a Gesù anche solo una parola che sarebbe diventata parola di vita, tale da salvare il suo servo. Quel centurione non chiede a Gesù un miracolo, ma la salvezza per una persona che a quel tempo era considerata pari a niente. Il cuore del centurione è così grande da orientarsi non a se stesso, ma agli altri. È il cuore di Gesù che non pensa per sé, ma arde d'amore per i figli di Dio. E come non pensare alla Vergine che ha dato al mondo un figlio, cioè lo ha consegnato al mondo, perché attraverso la sua vita il mondo avesse la vita. E tu come vivi il tuo servizio? Buona giornata a tutti!